Ciao a tutti, benvenuti a Forno Fornelli e Fantasia in Cucina. Eccomi con la ricetta di oggi: riso nerone integrale con filetto di nasello e zucchine. Come prima cosa mettiamo 210 g di riso nerone integrale in acqua fredda a lessare. Poi tagliamo a pezzettini un quarto di cipolla rossa e affettiamo le zucchine. Le mettiamo insieme in padella antiaderente con un cucchiaio di olio. Mentre le lasciamo rosolare, tagliamo a tocchetti i filetti di nasello. Quindi aggiungiamo i tocchetti di nasello in padella e portiamo il tutto a cottura a fuoco moderato. Una ventina di minuti circa. Andremo ad aggiustare di sale solamente a fine cottura. Dopo una quarantina di minuti il riso nerone integrale sarà cotto, quindi possiamo scolarlo e condirlo con le zucchine e il nasello. Una volta messo il riso condito nel piatto, andremo a guarnirlo di peperoncino piccante e erba cipollina. È un piatto buonissimo, mangiato anche freddo. Spero che la ricetta vi sia piaciuta e vi do appuntamento alla prossima. Ciao, grazie!